E come ho spazio, rubriche settimanali di Gnovis dal Monte. Questo appuntamento di Gnovis dal Monte è dedicato dal DUT al 75° anniversario dei rivadi intiere dal FUC in Argentina di un gruppo di lavoratori italiani e furlans. A Ushuaia arrivare in difatti decenni di famiglie de nostre regioni, in gracis di un accordo tra il governo argentino di Perón e la società Borsari di Bologna. I furlans dopo di lì a partire in perdute l'Argentina, fondante diverse fogolar, stante a Esquel, Tandile, Mar de la Plata. Par visarsi le date di rivalde dai loro vonsi componenti dal Fogolar di Esquel e hanno passato 1900 km partecipanti a esse rievocazioni storiche, d'utun con Angela Borsari al Consul General di Italia e esse autorità locali. E di lungo dell'inaugurazione dal Museo da Immigrati Italiani, che raccoglie lettere, spesse puarze e oggetti personali, sono state onorate gli ultimi restati dal disbarcamento tra cui Carlo Henninger, presidente attuale del Fogolar Furlandi di Ushuaia, che epoche all'ere che più piccoli imbarchiate sulla nave Genue, fin dal miedi delle imprese di Ancilla, De Agostini, di Paulete. E queste storie e le contate in un video interviste di Carla Rossi e Giancarlo Colabelli dal Fogolar di Esquel, da stesse Carlo Henninger di Chel di Ushuaia. Sintindi un estratto. Io sono 75 anni qua e mia famiglia è stato mio babbo che era di origine tedesco. Con la ritirata della guerra si è rimasto in Grions del Torre, lì ha conosciuto la mia mamma e ha fatto un piccolo, come sua professione era medico, ha fatto un piccolo consultorio e ce ne andava con la moto e con mio nonno Alberto per tutti i piccoli paesini che anni non avevano un dottore per sua attenzione. Dopo le difficoltà con i partigiani, con le altre politiche di quel post-guerra, hanno saputo che l'impresa, la ditta Borsari, aveva necessità di un dottore per fare l'immigrazione qua. Allora se n'è andato a Bologna, lì ha fatto un altro consultorio dove si faceva tutta la. Il controllo della salute di tutti quelli che si prenotarono per venire qua, prima che i medici argentini controllavano quel stato di salute. Allora, scusami Carlo, ma in che momento Mari c'è che faceva? Tuo padre era a Bologna, no? Ma tuo padre era a Paulette, lì a Grions, e c'è che fate? Mia mamma lavorava nell'ospedale da Udine, come infermiera. Allora con mio papà ha cominciato quel mestiere e dopo si hanno fidanzato, si hanno sposato. Nel tempo è nato mio fratello Ado e dopo 2 anni ho nato io e dopo 10 giorni di stare in Italia abbiamo prenduto la barca del nome Genova. E con quella 38 giorni dopo siamo arrivati a Ushuaia, prima di fare una scala in Dakar, nell'Africa, per prendere l'acqua. Lì, in quel barco, il Genova, veniva tutta la carica per fare le prime case, per fare le macchinarie per la pianta di legno compensato, la usina idroelettrica, tutte quelle, anche camioni, macchine. E anche si portava 600 uomini e 180-170 femmine, che qualcuna moglie di quello che venivano. Così siamo fatto con quelle due scale, l'altra in Montevideo, no, in Uruguay non lasciavano passare a nessuno, l'autorità argentina ha fatto lì la prenotazione dell'immigrazione.
e siamo arrivati qui a Ushuaia, dove c'è una popolazione di 1.500-2.000 persone, dopo che era chiusa la caserma, non la carcere, la prigione. La prigione c'era chiusa e doveva diventare un'altra città, si doveva fare molti lavori di evoluzione. E così si è rimasto qua, aveva fatto diversi lavori fino all'anno 74 che lui è morto. Mia mamma continua con noi fino a 3 anni fa che è morto. E anche per usgnota le dutte, gnovis al torne domani sera, sempre a nuf, man cul vince. Buine serate a duce, mandi. Thank you.